Al via Bovisio Masciago, l'edizione numero 32 di Expo Brianza, presente anche Dario Allevi che difende la provincia. Ha preso il via a Bovisio Masciago l'edizione numero 32 di Expo Brianza. Sentiamo Ivan Bavuso. Expo Brianza ha aperto i battenti della sua 32esima edizione con l'irruzione della fanfara dei bersaglieri a Minto Carretto di Melzo. Apertura più folcloristica non avrebbe potuto esserci. I bersaglieri hanno fatto il loro trionfale ingresso interrompendo il discorso di apertura di Walter Mariani, presidente dell'Unione Artigiani di Monza e Brianza e presidente di turno dell'importante manifestazione fieristica. Tutti in piedi per l'inno nazionale, poi tutti seduti, ancora tutti in piedi. È stato questo il momento più divertente di una cerimonia di inaugurazione fortemente istituzionale. Sul palco e giù dal palco uno schieramento di politici e rappresentanti di artigiani e commercianti e pochi cittadini. Del resto era prevedibile una sorta di autoreferenzialità che però tradisce quella voglia di innovazione sbandierata più volte e considerata indispensabile per affrontare la crisi. Ad ogni modo l'Expo Brianza ha preso il via come ogni anno. Walter Mariani ha ricordato le difficoltà degli artigiani puntando l'indice contro l'eccesso di burocrazia che costa tempo e denaro alle imprese. Carlo Edoardo Valli, presidente della Camera di Commercio di Monza, ha sottolineato come Expo sia un'eccellenza per la sua capacità di fare aggregazione. L'Expo apre così la sua settimana all'insegna di numerose iniziative che avranno il compito di corredare l'esposizione composta da 200 stand. A esporre molte aziende locali, circa il 50%, molte imprese storiche purtroppo non hanno però potuto partecipare per effetto della congiuntura economica. Altri nuovi operatori non si sono fatti però sfuggire l'occasione di aderire ad una vetrina che annualmente convoglia 90.000 visitatori. Gli espositori variegatissimi in mostra abiti da sposa, utensili da cucina, fotocopiatrici, aspirapolveri, automobili, prodotti gastronomici e altro ancora. Insomma, di tutto un po' per una kermesse all'insegna del tradizionalismo. E durante l'inaugurazione di Expo Brianza il presidente Dario Allevi si è trovato a dover difendere la provincia di Monza e Brianza. Sentiamo. Di che cosa stiamo parlando? Di rientrare nella città metropolitana che ha fagocitato questo territorio per 40 anni e grazie ai nostri nonni e ai nostri padri che finalmente dopo 25 anni di battaglia siamo riusciti a staccare il cordone ombelicale, ci andiamo a centrifugare di nuovo in politiche milanocentriche. No, non mi interessa, non mi interessa. È una cosa che bisogna escludere a priori. E allora speriamo veramente che si riesca con questa... con queste armi, che sono le armi della ragione, la forza della ragione, la forza del buonsenso, la forza delle idee, magari in zona Cesarini, di convincere che forse la provincia di Monza è utile, come è utile quella di Varese, e forse è inutile quella dell'Ogliastra, come è inutile qualche altro consorzio, enti, società partecipate che sono proliferate in questi ultimi decenni e che lì sì sono uno spreco ed è un ramo improduttivo da tagliare perché sono diventati in tutti questi anni dei veri e propri poltronifici e stipendifici di politici trombati.